chiovi, 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 la gatta fa li provi, succi si marita, cula copula di sita, nesci la cugnata, cula vesta raccamata, nesci il signori, e fa spuntare un sole. Nesci, nesci suri, per usando salvaturi, e ton pugno di lucitri, a ricria le piccilitri, e ton pugno di dinari, a ricria le cristiani, e ton pugno di fumeri, a ricria le cavalere. Signoruzzo, chiuviti, chiuviti, che la terra è morta di siti, e si ha con i mannati, siamo persi e consumati, l'acqua del cielo sazia la terra, punticchina di pietà, i nostri lacrime posano in terra, e Dio ne fa. Bisogna improvvisare, sai, se uno sta qua ad aspettare, non riesce. Ma io sono troppo emotivo. No, no, guarda, io mi ricordo nei Promessi Sposi, quella famosa battuta del dottor Azzeccagabugli quando fa, era là tutto preparato che doveva fare un eroe proprio assoluto, arriva là, la battuta sua fa, si figuri, doveva fare un gran discorso. Il malato, la tagliamo allo soldato, soldati alla guerra, noi stiamo con culo in terra. Domani è questo domenica, ci siamo di nuovo. Cioè a dire, sì, sì, ci siamo rincontrati, però vedi, come se noi ci conoscessimo da vecchia data, è stato un momento, perché da sconosciuti siamo diventati veramente amici, ma senza aver, diciamo, tolto niente a nessuno, quella amicizia sincera, forse è l'arte che ci ha riuniti, siamo dotati di una sensibilità diversa, non lo so, cosa che vorrei che tutti i giovani, insomma, apprezzassero. Purtroppo mi pare che oggi... Ma infatti potremmo definire il vostro connubio una dualità senza simmetria. Sì, perché sono due mondi completamente diversi. Lui proviene dall'Inghilterra, quindi sai, è un uomo molto flemmatico, glaciale. Io provengo dalla Sicilia, dove c'è molto calore, molto colore, per cui... siamo riusciti a fonderci. È fantastico, allora questo si vede attraverso le vostre opere. Sì, perché guarda, nelle opere di David troviamo sempre un sorriso, nelle tue opere una lacrima. Sì, è una rassegnazione, specie nelle figure. Vedi, non c'è più quella forza di ribellarsi. Se tu guardi attentamente le mie opere, vedi questi quadri, queste figure di spalle, che non ti guardano mai frontalmente, che non hanno il coraggio, non hanno di, il affrontare, coraggio la di affrontare, proprio aspettano inerti l'arrivo chissà di che cosa, insomma dell'ultimo respiro, secondo me. Arrivarono le navi, tante navi a Palermo, le pirate sbarcarono d'inverno, ne rubarono lo sole, e restavo allo scuro, che scuro Sicilia chiangi. Tutto l'ora l'arancia, le pirate a rubare. Campagne spogliate con l'aneglia passare. La prima domanda, Lorenzo, è un po' d'obbligo. Chi erano Lorenzo e David quando si sono incontrati e chi sono adesso, 40 anni dopo? Ma te l'ho detto prima, eravamo due illustri sconosciuti, però sai, l'arte ci ha fatto fare amicizia. E poi a distanza di anni il destino ha voluto che ci rincontrassimo. Fantastico. Diventando, diciamo, amici è una parola molto grossa, però c'è un'amicizia affettuosa, forse dovuta all'arte, ecco. Cosa Fantastico. Che oggi si è persa, non lo so. Ma questo titolo, Synergy of Sons, quindi sinergia, che è una parola abbastanza sfruttata, cosa significa per te, Lorenzo? E come...
come la vedi, come la senti nella tua vita e nella tua arte? Ma io, cos'è, vedi, per te la sinergia? Non credo molto nella sinergia. No. Cioè dire, ognuno rimane sempre se stesso, con i propri problemi, infatti si nota attraverso le mie opere. Io poi rimango nel mio mutismo, chiuso nei miei pensieri e nelle mie figure. Non certo. Riesco poi a darti più di tanto, ecco. E quindi cosa ti lega a David Kent? La sua figura di bravo uomo, la sua sensibilità, è questo che mi lega a lui. Perché effettivamente un signore inglese, molto gentile, sai che oggi è difficile trovare le persone, diciamo, che riescono a dialogare con te, che ti diano confidenza, certo. Perché ognuno non ha più il tempo di avvicinarsi. Ma non trovi fantastico il fatto che tu 40 anni fa hai conosciuto David in un pub londinese e che giugno scorso si sono conosciuti William e Francesco? Non è una cosa pazzesca? Infatti, quando Francesco me l'ha detto, io non ci credevo. Poi, risentendo la voce di Kent, sai, sono rimasto un pochino interdetto. Chissà che emozione. Sì, molta emozione. E poi i ragazzi hanno cercato di farci rincontrare, incominciando con questi itinerari. Ed è una cosa pazzesca se pensiamo a Londra e pensiamo a Milazzo. Sì. Sono due mondi, volendo diversi. Vedere completamente diversi. Due caratteri completamente. E com'è che ci troviamo a Milano? Ma forse... La partenza, il nuovo... Giochiamo fuori casa. Cioè dire, forse Milano è il clima adatto che ci unisce, ci fonde. Quindi che fonde i colori saturi, il blu cobalto del nostro David e le tue sfumature meridionali, calde, i mercati, i paesaggi, i pescatori, il mare e il dolore che emerge attraverso queste figure. La fatica enorme per tirare avanti. Di giorno cammina a piedi, partero con la stigia di l'Oriente, arrivati alla grutta e alla Gambia, trovare a Gesù in braccia di Maria. Arrivati alla grutta e alla Gambia, trovare a Gesù in braccia di Maria. La 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 la. Sono i tuoi maestri, Lorenzo? Ma guarda, io avevo un maestro e mi ricordo, al mio paese veniva sempre un artista famoso, Furnari, il quale viveva a Genova ed era amico di Aligi Sassu, di Agenore Fabbri, e io mi ricordo da piccolino andavo nel loro studio, che era una chiesa sconsacrata a Genova, e guardavo, ammiccavo i colori, le tecniche, sai. E loro, sai, ogni artista è geloso delle proprie tecniche, non te li dà per niente. Certo. Se tu hai la voglia, loro lo capiscono, certo. E ti fanno fare in silenzio e ti fanno assistere. Ti fanno cominciare il tuo cammino. Sì. Infatti, e poi tu hai cominciato a volare. Già, però vedi, l'arte o ce l'hai, cioè dire, se è innata, poi nel tempo la raffini. Ma io trovo una grossa differenza fra i tuoi primi quadri e i quadri di... Gli ultimi quadri, sì. Come mai questa trasformazione? Ma sai, è la maturità, come tu quando incominci a scrivere all'inizio, cioè dire sei molto prolisso, ti allunghi, invece... E il dolore che emerge attraverso queste figure. La fatica enorme per tirare avanti. Ci dici orna camminare a piedi, partero con la stigia di l'Oriente, arrivati alla grutta e alla Gambia, trovare a Gesù in braccia di Maria. Arrivati alla grutta e alla Gambia, trovare a Gesù in braccia di Maria. La 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 la. Sono i tuoi maestri, Lorenzo?
maestro. Ma guarda, io avevo un maestro e mi ricordo al mio paese veniva sempre un artista famoso, Furnari, il quale viveva a Genova ed era amico di Aligi Sassu, di Agenore Fabbri, e io mi ricordo da piccolino andavo nel loro studio, che era una chiesa sconsacrata a Genova, e guardavo, ammiccavo i colori, le tecniche, sai? E loro, sai, ogni artista è geloso delle proprie tecniche, non te li dà per niente. Certo. Se tu hai la voglia, loro lo capiscono, certo, e ti fanno fare in silenzio e ti fanno assistere. Ti fanno cominciare il tuo cammino. Sì. Infatti, e poi tu hai cominciato a volare. Già, però vedi, l'arte o ce l'hai, cioè dire, se è innata, poi nel tempo la raffini. Ma io trovo una grossa differenza fra i tuoi primi quadri e i quadri di gli ultimi quadri. Sì. Come mai questa trasformazione? Ma sai, è la maturità, come tu quando incominci a scrivere all'inizio, cioè dire, sei molto prolisso, ti allunghi, e invece quando uno è sintetico va subito al dunque, con pochi tratti, con poche parole, già subito dà l'essenza e l'emozione di quello che vuoi dire. Ho capito, quindi nel tempo hai astratto sempre di più, sempre di più, sempre di più. Sì, sai, prima uno era più leccato, andava più nei minimi particolari, cose sbagliate. Cioè dire, è come la musica l'arte, è la stessa cosa. È come quando tu senti una bella colonna sonora e non conosci le parole. Certo. Però quella musica ti dà vibrazione ed emozione interiore. Ora lo stesso è la pittura. Se tu trovi dei bei colori amalgamati bene e certi movimenti, sai, tutto il resto poi diventa museo. Fantastico. E se dovessi rincontrare David fra 40 anni, in quale città immagineresti? Ma forse in paradiso. Come in paradiso? Fra 40 anni, in paradiso. Potremmo fare una mostra là. Sì, però io so che dopo Milano ci sarà Londra, sì, e poi New Speriamo, York, sì, e poi sì, Tokyo, sì, e poi Napoli. Quindi di cammino. Tempo, se il tempo ce lo permette, la salute. Ma mi inviterai ovunque. Sì, sai chi c'hai a fare? Cacchio potesse fare, che io faria. Se vuoi sto cuore te lo posso dare, l'arma non te la dogno, donna mia. Lorenzo, toglimi una curiosità. Ma nella tua pittura, che racconta quasi la realtà ma non la descrive, rintraccio un costante ritorno al mito. Sì. Mi spieghi che ruolo ha la mitologia nella tua arte? E inconsciamente viene fuori, guarda, anche vedendo Palermo, le nostre città, eccetera, c'è sempre un richiamo all'arte antica, per esempio vedi il tempio di Agrigento, chi non lo ha visitato rimane estasiato di fronte a quei ruderi che sono rimasti, quindi ti riporta a quelle sensazioni mitologiche di una volta, perché noi siamo originari, abbiamo avuto tutte, diciamo, le invasioni, greci, romani, di tutto il mondo, per cui le nostre radici sono sempre impregnate di queste sensazioni. La 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 la. Una cosa che emerge, un sentimento che emerge in tutti i tuoi quadri e anche nei quadri di David è la solitudine. Sì. Questi uomini che non si guardano, che pur essendo anche insieme, se tu, giusto, sì, anche se tu si notano queste conferenze, diciamo, tra uomini, queste assemblee, però guardando attentamente ognuno di loro rimane sempre isolato dall'altro, esatto, cioè dire con i propri problemi. E chi ha l'occhio veramente attento se ne accorge ed emerge di questo. Quindi chi ha tanti problemi, anche se va in capo al mondo,
a divertirsi, però se li porta sempre da presto. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di luma cori, l'amore mio setto. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di luma cori, l'amore mio setto. Lo prima muri, lo fici cottia, e tu schifiusa, ti stai scurtando a mia. Poi ci facciamo, ogni careggia mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio setto. Poi ci facciamo, ogni careggia mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio setto. La 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 la. La 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 la